Salve, benvenuto al nostro amico libro che oggi raccoglie l'invito della scrittura a fare memoria degli uomini illustri. E naturalmente quando parliamo di uomini abbracciamo le donne e faremo anche un circolo, cioè partiamo da un papa e poi ritorneremo ancora ai papi. Dunque, i Vangeli, storia e Cristologia, due bei tomi compatti che ci vengono per i tipi della Libreria Editrice Vaticana dalla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. E dunque è il secondo volume, e ripetiamo: sono due volumi, il primo e il secondo, di questa opera che fa parte dell'opera omnia in corso di pubblicazione in tedesco e poi in varie traduzioni e sono atti di ricercatori che come abitualmente si fa in questo tipo di pubblicazioni riprendono i temi di un autore, li approfondiscono. È una specie diciamo così di scuola di Ratzinger o di discepoli, di studioso o di circolo Ratzinger. Allora dopo una brevissima introduzione che dà conto del tipo di lavoro, dello studio esegetico e dottrinale che Ratzinger ha condotto per 50 anni, allora vengono le riflessioni che sono state raccolte in un simposio tenuto a Roma. E basta sfogliare l'indice per vedere sia i temi, ripetiamo, ripresi dalla pluridecennale ricerca prima del docente studioso Josef Ratzinger, poi Papa, in particolare i tre volumi su Gesù di Nazareth pubblicati da Benedetto XVI, e allora si va dalla scuola liberale di Tübingen, da Raimarus, Bauer, con i quali Ratzinger ha polemizzato, rivendicando il carattere storico e teologico dei Vangeli. Poi parallelismi con la biografia, il genere biografico, storiografico, greco-romano. San Paolo, i Padri della Chiesa, segnaliamo anche un contributo del Cardinale Angelo Amato sul contenuto teologico del Gesù di Nazareth, di Josef Ratzinger e la sua esemplarità metodologica. Allora, a questo proposito, segnaliamo che questi due volumi sono naturalmente in diverse lingue, quelle del cardinale Amato in italiano, ma ce ne sono in inglese in francese, in tedesco. E poiché abbiamo sotto gli occhi il contenuto di tutti e due i volumi, abbiamo accennato ad alcuni autori, ad alcuni saggi, mettiamo da parte questo primo grande assaggio di questo far memoria degli uomini illustri che in qualche modo ci ha permesso di cominciare dalla Sacra Scrittura, in particolare la figura di Gesù nei Vangeli, dalla figura dell'Emerito Benedetto XVI e degli studiosi che appunto hanno ripreso in un simposio tenuto in Vaticano le tematiche. E veniamo a due volumi, una sezione classica, in particolare romana, da Carocci. Cicerone, il Fato. Vedete, è la collana dei Classici, la si riconosce così a prima vista, sono i Classici distribuiti in varie sezioni, in questo caso un Classico latino, in traduzione, edizione, traduzione, come di Stefano Maso, il quale nella introduzione. Ci dà conto del carattere di questo uomo politico, cavaliere d'Arpino, ma non ci riferiamo al pittore, ci riferiamo al fatto che Cicerone viene da Arpino, va a Roma, come dice lui stesso, abitavi in oculis: si mette sotto lo sguardo di tutti, si fa notare, abile anche nel tessere le amicizie, dunque, retore, uomo politico. Scrittore fecondo di opere di retorica, anche le sue lettere hanno un grande valore letterario. E nel fatto, appunto, da, eh, da un saggio della sua abilità di filosofo, appunto, è uno che ha studiato, conosce. Gli autori classici greci e latini, e dà il suo punto di vista, in qualche modo eclettico, cioè cogliendo come un'ape, il nettere dai fiori, e in sostanza dice che sì, ci sono gli dei che pensano agli affari loro, c'è un certo destino, lo chiamiamo Fato, ma l'uomo gioca con la sua libertà e la sua abilità e il suo ruolo. Allora, tra le varie citazioni che troviamo qui, perché del, di questa opera abbiamo vari frammenti, non abbiamo l'opera completa, una delle più precise è quella di Servio che nel commento all'Eneide di Virgilio scrive a proposito di E Giove scuote le sorti, questa la definizione di destino secondo Tullio, quinto Tullio Cicerone, che dice il destino è la concatenazione degli accadimenti tra di loro per l'eternità, che mutano per ordine e per legge suoi in modo tale, peraltro, che questo variare sia eterno. E approfittiamo per riprendere anche il il pensiero di Sant'Agostino, che nella civiltà dei cita Cicerone. Anche questi versi di Omero, che Cicerone tradusse in latino, suffragano tale opinione. Le menti degli uomini sono come la luce con cui il padre Giove rischiara la terra fertile. E da Cicerone è il fato a Orazio. Ma sono le odi di Quinto Razio Flacco tradotte da Cesare Pavese, è una pubblicazione della Olski patrocinata dal Centro Studi di Letteratura Italiana di Piemonte presso l'Università di Torino. E potete immaginare come sia interessante questo incontro tra uno dei massimi poeti dell'età d'oro della letteratura latina, l'età augustea e Cesare Pavese che oltre che essere romanziere, saggista, si è anche cimentato con queste traduzioni. Vediamo per esempio come la descrizione del Soratte che troviamo a sinistra nell'originale latino Vide su alta set nive candidum Soratte, viene reso da Cesare Pavese, vedi come Soratte candido per la neve altissima, come le selve gravate non reggano più al peso e i fiumi gelarono dal freddo pungente. Vediamo un'altra citazione e questa volta, siccome abbiamo promesso di accennare almeno a qualche figura di... Donna, in questa rubrica in cui vogliamo fare memoria degli uomini illustri, come tu, Lidia Telefi. Lidia, quando tu lodi la rosea nuca di Telefo, le neve braccia di Telefo: ah, il mio fegato acceso si gonfia di una bile terribile. Allora la mia mente e il mio colore abbandonano il loro solito luogo e per le guance mi scivolano lacrime furtive. Mostrando bene quanto addentro mi struga quella fiamma tenace, io ardo quando vedo i tuoi omeri candidi, deturpati dalle sfrinate risse col vino, le tue labbra impresse di una ferita durevole dai denti smaniosi del giovane. E se vorrai darmi abbastanza ascolto, non sperare che quel barbaro abbia sempre a offendere la tua bocca soave, che venere in umidì della quintessenza del suo nettere, o oh, tre volte più felici quelli che si congiungono indissolubilmente e l'amore, non troncato da infelici piagnistei, non abbandona prima della morte. In Orazio, felices ter et amplius, quasi ruptatenet tenet copula nec male, divulsus querimonis, Supremis Solvet Amor Die. E venendo alla contemporaneità dagli editori riuniti di Roma di Cristoforo Spinella, pezzi di turchi, storie di un paese in trasformazione. È un giornalista che appunto conosce, viaggia, incontra. E ripercorre la storia della Turchia. Abbiamo evidenziato naturalmente la questione armena, la più che tolleranza verso l'omosessualità, il dilemma curdo, e poi ancora i vani, ripetuti tentativi di entrare nella comunità europea a tutt'ora frustrati. È un quadro realistico di un paese grande dalla grande tradizione che si è macchiato anche di gravi delitti. Pensiamo al genocidio degli armeni, pensiamo appunto alla questione risolta dei curdi, un paese in trasformazione, un paese che pone problemi, un po' come tutti naturalmente. E come sempre, due pubblicazioni periodiche perché per parlare di uomini illustri dobbiamo anche guardare alla storia e alla sua realizzazione oggi, eventualmente, no eventualmente, insomma, come dire, ci auguriamo anche con prospettive, figure, prospettive future, allora partiamo da Odigos, è la via, colui che segna la strada, ed è una rivista ecumenica. Che viene appunto dal centro ecumenico di Bari, di San Nicola, per i tipi della Levante, vedete già in copertina sono relazioni di incontri ecumenici, una messa appunto sulla scorta anche di studi biblici dei padri della Chiesa, in questo caso Basilio, e l'attribuzione del termine omoousioso allo Spirito Santo, ma poi appunto anche cronache del cammino ecumenico. E l'altra rivista che viene in vista dall'Erikson di Trento, la rivista del lavoro sociale, metodologie e tecniche per le professioni sociali, che apre anche la discussione sulle donne che subiscono in silenzio nel chiuso delle mura domestiche delle violenze di vario genere, con questo titolo aprite quella porta ma anche vite a perdere storie di donne che finiscono nelle mani dei trafficanti e quindi uomini e donne con ruoli diversi con destini diversi dove come abbiamo visto in questi ultimi casi gli uomini i maschi sono gli aguzzini delle donne e veniamo a una bella coppia sono due Appartenenti a vario titolo ai Passionisti e sono San Gabriele dalla Dolorata e Santa Gemma Galgani. Sono entrambi frutto delle ricerche di lunghi anni, di decenni, del padre passionista Tito Paolo Zecca, un caro vecchio amico. E allora, intanto, in questo volumetto delle Paoline un profilo molto agile, dobbiamo dire della famiglia di Gabriele che veniva da Terni, eh, il papà era un funzionario, un alto funzionario dello Stato pontificio, siamo a metà dell'Ottocento, lui nasce a Spoleto, poi appunto una conversione dopo una gioventù diciamo così dissipata, ma niente di particolarissimo un'esperienza un mistica, uno sguardo della Vergine durante la processione, la conversione, il noviziato in Abruzzo e poi la morte a, a Isola, eh, dove appunto c'è il grande santuario di San Gabriele dalla Dolorata. San Gabriele della Dolorata è un po' una bandiera, un punto di riferimento per tutto l'Abruzzo, per tutti gli abruzzesi sparsi nel mondo, e qui appunto abbiamo visto alcuni luoghi: il santuario, una visita di San Giovanni Paolo II, che ricorda appunto noi, vogliamo anche ricordare che qualche volta presentiamo il bollettino che viene da San Gabriele della Dolorata, l'eco di San Gabriele che tiene un po' uniti anche tutti i suoi numerosi devoti, l'immagine di copertina tipica, San Gabriele compie il noviziato, gli studi teologici, muore poco prima di diventare sacerdote. Anche Gemma Galgani appartiene alla famiglia passionista, non è mai riuscita a realizzare la sua vocazione come religiosa consacrata e diciamo così vive la spiritualità dei passionisti e in questo bel volume della Shalom e vogliamo sottolineare che la Shalom che pubblica tanti testi di spiritualità, di agiografia, eccetera, si segnala particolare non insignificante per il prezzo assolutamente contenuto dei volumi, noi non parliamo mai del costo dei volumi, ma vogliamo segnalare questo particolare, sono tutti i volumi che vengono distribuiti proprio a costi irrisori. E allora, venendo ai contenuti, anche in questo caso, sono le lettere di Gemma, i suoi diari, i diari che lei scrive così in ubbidienza ai suoi confessori, vedete qui l'immagine, la stessa immagine del volume che vediamo riprodotta perché Gemma Galgani dialoga con Gabriele della Dolorata, diventa un suo fratello spirituale, come ci sono i padri spirituali e anche Gemma Galgani ha avuto il suo padre spirituale con il quale si confida, che appunto le raccomanda di scrivere le sue visioni, le sue esperienze mistiche. Eh, col quale corrisponde, e questo volume raccoglie appunto questi numerosi scritti, questa bella figura di donna. Siamo a Lucca, siamo anche in questo caso un po' più tardi rispetto a Gabriele Dall'Addolorata, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Dunque due figure, una maschile e una femminile, che ci riportano alla famiglia passionista e al, ai lavori, alle ricerche del padre passionista Tito Paolo Zecca, San Gabriele della Dolorata dalle Paoline e Santa Gemma Galgani da Shalom, due pubblicazioni periodiche, Lavoro Sociale da Ericsson e Odigos dal Centro Ecumenico San Nicola per i tipi della Levante pezzi di Turchi, storie di un paese in trasformazione di Cristoforo Spinella, due volumi dalla classicità latina, Il fato di Cicerone da Carocci e Le odi di Quinto Razzo Flacco tradotto da Cesare da Olski, eravamo partiti mettendo un po' insieme la nobile figura di ricercatore, di docente. Di vescovo e di Papa, Josef Ratzinger, Benedetto XVI, è naturalmente la figura di Gesù come emerge dai Vangeli e come i ricercatori di un circolo, Ratzinger possiamo chiamarlo, hanno lumeggiato i vari aspetti di una ricerca di mezzo secolo di Josef Ratzinger sui Vangeli, sulla figura di Gesù. E adesso una succosa seconda parte con questi bei tre volumoni di Giacomo Martina, gesuita, storico scomparso diversi anni fa, e dedicati a Pio IX. È l'opera di una vita. Giacomo Martina, di cui abbiamo presentato altre opere per le edizioni della Gregoria di Biblical Press, ha pubblicato questi volumi, vedete il primo nel 1974 il secondo nel 1986, il terzo nel 1990, dicevamo veramente l'opera di una vita. E qui troviamo tutto, troviamo la formazione di questo giovane, il clima risorgimentale in Italia, la benedizione all'Italia nel 1948. Entusiasmi patriottici, rimostranze dell'Austria accanto a un pio nono che aveva avuto delle malattie nervose in gioventù e rimasto sempre piuttosto fragile sia fisicamente sia sotto il profilo caratteriale, anche se gioviale ben disposto, ma da una ineccepibile devozione, pietà e religiosità. Accanto a lui un diplomatico consumato, Antonelli, il Cardinale Antonelli, che era ambizioso, anche avido, consapevole del proprio valore, ma che fa bene diciamo, il suo mestiere di segretario di Stato e che è stato un supporto insostituibile accanto a Pio IX. Quindi dicevamo, dopo l'allocuzione del 48, Antonelli, come al solito, deve porre rimedio e richiamare il Papa a una posizione neutrale rispetto all'Austria cattolica e al Piemonte. Poi la fuga a Gaete, la, i rapporti con Rosmini che aveva pure abbozzato un progetto di Costituzione e che si vede invece condannate quella bellissima opera delle Cinque Piaghe, della Santa Chiesa e così a mano a mano avanti gli altri, le altre questioni come appunto la questione romana quando i piemontesi così, conquistano con le armi Roma il Papa si dichiara prigioniero e comincia la luna. no comincia si, si cristallizza diciamo così, la questione romana che avrà un esito positivo soltanto con i patti lateranensi nel 1929 e poi gli ultimi anni fino al 1878 perché Pio IX ha una lunga vita e ha un lunghissimo pontificato che viene appunto lumeggiato in questi tre volumi noi abbiamo presentato anche altre opere sia di Giacomo Martina sia di altri autori che hanno studiato, approfondito questo lungo pontificato, appunto la questione italiana, il risorgimento, la questione romana, ma anche altre questioni come i rapporti con Rosmini, il concilio Vaticano I con la definizione dell'infallibilità pontificia, ma anche naturalmente l'attenzione alla Chiesa Universale. E chiudiamo in bellezza con ancora due papi, eravamo partiti dalle ricerche di Benedetto XVI abbiamo parlato di Pio IX e parliamo dei Due Santi per la Armando Vittorio Esposito e foto di Maurizio Riccardi ecco Giovanni Paolo II che fa l'areoplanino e sono due quaderni simpaticissimi che attraverso le foto e brevi didascalie ripercorrono la vita di questi due grandi santi pontefici e, retrocedendo, per lo stesso editore, lo stesso autore, lo stesso fotografo, Giovanni XXIII, anche in questo caso appunto la vita, le uscite dal Vaticano, l'annuncio e la prima fase. Del Concilio Ecumenico Vaticano II fino alla morte che ha commosso il mondo. Questi sono uomini illustri di cui abbiamo voluto fare memoria, come ci suggerisce, ci assorta la parola di Dio. Grazie, buona lettura, arrivederci. <silence>